Sono tutto sporco perché sto mangiando, boys and girls. Abbiate pazienza, guardate un po'. Un panino verde. Che poi con la telecamera così sembra ancora più verde di quello che è. È buonissimo, è al pistacchio. Buono. Scusate, eh. Avete visto? Assurdo, no? Un panino verde e il pistacchio radioattivo. Perché miseria, sì. Era buonissimo, cioè è buonissimo, ancora ne ho. Come state stasera? Allora, io ignoro. Da adesso in poi ignorerò tutti quelli che mi scrivono quanto hanno preso in matematica, in storia, in geografia, in italiano, e in educazione fisica, in religione, in filosofia e tutte le altre materie del mondo. Perché non è possibile, sono 3 giorni che andate avanti che ogni volta mi dite soltanto i vostri voti. Io voglio sapere altro dalla vostra vita. Come state? Che voto avete preso oggi in casa? No, perché anche la mamma dovrebbe iniziare, la mamma e il papà dovrebbero iniziare a dare dei voti. Ti immagini che ansia, porca miseria, che magari, cioè, ti mettono un'insufficienza in casa, tu devi andare a scuola e fare firmare l'insufficienza che hai preso a casa dalla maestra. E poi a scuola ti danno l'insufficienza e devi andare a casa e farla firmare alla mamma. Così si dissano, mamma e professoressa si dissano, perché quella mette l'insufficienza, allora la mamma mette l'insufficienza e fa una nota a casa, la nota a scuola. Che panico sarebbe, porca miseria. Molti hanno l'esame, ho sentito dire, Mantenete il sangue freddo, gli esami sono facili. Cioè, se hai studiato durante l'anno o comunque se sei stato discreto durante l'anno, l'esame è facile. Poi comunque i professori sono comprensivi, sanno che al momento dell'esame c'è sempre un po' di tensione, quindi ci si impasticcia, quindi non vi preoccupate, è anche normale. E dicessi che cosa io ve l'ho raccontato io di che cosa succede, non ve l'ho mai detto, mo ve lo dico. Questa è una cosa segreta, non la sa nessuno. Cioè, la sanno tutti quelli che mi conoscono, però non è una cosa che sanno tanti. Buonasera, Anna. Ma buonasera, piccoli panini al pistacchio. Ma tu sai di quella cosa? È poco verde. Sì, è molto verde, ma non è così verde. È verdissimo qui. Faccio rivedere perché è arrivato adesso. L'ho visto nella vita reale e in live è molto più verde. In live è straverde. C'è un panino radioattivo. Io invece ce l'ho nero oggi il panino. Oggi abbiamo preso panini di colori strani, capito? Quello di Anna è banale, il nero è il pane a carbone, questo qua è il pane a pistacchio. Il pane a carbone è buono. Il pane a pistacchio è più buono. Allora, tu, Anna, sai di quella cosa che io ho fatto durante il mio esame di maturità, sì? Ne hai fatte tante, credo. Una la so, non so se è quella. Quella grave per cui mi stavano per mandare via. Mi sa di sì. Ok. Allora, quella spostiamo. Della matrona. Sì, lo so. Ciao Cico. Avevi fatto spaventare, non so perché. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono Cico. Io devo raccontare un fattaccio oggi, sto per raccontare, infatti adesso racconto, però prima spostiamo un po' di persone. Ciao Piadina. Buonasera a tutti. Ciao Strecatto, buonasera. Buonasera. E anche ciao Cold. Ciao a tutti, buonasera. Allora, perché stai facendo un panino verdissimo? Hai visto, è proprio verde. Fa stranissimo. Molto buono. Le patatine invece sono gialle. Almeno non sono verdi quelle, dai, va bene. Sono un po' spostate dalle radiazioni. Allora, volevo raccontare. Quando io ho fatto l'esame di maturità, praticamente mi hanno chiesto una celebre versione di latino che tutti conoscono, no? La matrona di Efeso, l'avete mai sentita nominare questa signora? No. No? No, perché probabilmente chi non fa nessuno. Siete ignoranti, perché questa è un classico, era, io ero lo scientifico, però avevo una professoressa che le piacevano le cose di latino, matrona di Efeso, questa qua era sta storia di sta zoccola dei tempi dell'antica Roma. E Anna, quello era una meretrice dei tempi dell'antica Roma, che se mi ricordo bene, questa meretrice praticamente gli era morto il marito, sulla tomba del marito lei stava piangendo il marito, è arrivato un centurione romano e l'ha caricata immediatamente per andare a ficcare. Si è scritto così nella versione di latino, questa è poesia, ragazzi. Confermando in chat quelli che l'hanno studiata. Grazie mille. Quindi questa matrona qua mi ha chiesto, e c'era questa professoressa che non era mia, era una professoressa di quelle esterne che sono poi le peggiori, quelle che ti mettono più. Ma è la presidente pure, magari. No, non era la presidente, era anche giovane, molto
motivo per il quale io mi sono sentito legittimato ad essere più sportivo, perché era giovane, fosse stata una serata sportiva, non ci ho provato, volevo essere simpatico. Così che lei mi chiede che cos'è la, parlami della matrona di Efeso. Io ho iniziato a parlare, a raccontare, finché sono arrivato al momento di dire è arrivato il centurione romano e mi sono fermato in modo molto pudico. Mi sono fermato, non ho detto se la chiava, perché non l'ho detto, mi sono fermato. Quindi sul gesto questa signora qui mi fa e quindi continua. No, mio Dio, a quel punto io mi sono sentito completamente giustificato a continuare e ho fatto questo gesto qua, proprio accompagnandolo però anche da un rumore tipo ram. Io è romano proprio, ram. Giuro che è successo così. Questa cosa qui è stata, diciamo così, ma sai, ma non è, io non è che ero scemo, è che lì nella tensione, non si sono messi a ridere, nella tensione del momento ho pensato che potesse avere senso fare ma questa cosa, non ci stava. Sai, ti dico una verità, se vuoi, tutti quanti volevano ridere, però tutti si vergognavano. Può di ridere, essere, però può tutti essere, quanti può volevano, essere. Sicuramente. Ci credo. Fatto sta che poi io ho continuato, perché c'è stato proprio un momento di straimbarazzo, più che altro. Non mi hanno detto niente, io ho continuato a finire di dire la cosa senza altri gesti o altri versi strani e alla fine però mi hanno, io sono andato via perché ho finito il mio, come si dice là, l'interrogazione, però poi mi hanno fatto sapere che si sono riuniti per decidere se rimandarmi per questa cosa. Grevissimo. Fortunatamente merito anche della mia ex professoressa di religione, che io vi dico sempre fate religione, perché religione è una materia in più che vi può salvare, è una grande tecnica questa qui, perché la professoressa di religione di solito è buona e la mia era buonissima, e infatti in merito suo che ha votato a mio favore non mi hanno rimandato. Proprio il lago proprio che ha spostato il peso, sì. Ma pure te no, fa ste cose, vabbè, ma ero teso, ero agitato, non è che voleva essere una cosa brutta, dai, vabbè, allora andiamo su Minecraft. È stata una grande, non posso dire come si chiamava perché Bram, vabbè. Andiamo su Minecraft, dai Anna, spostaci in categoria, ci... Già fatto! Lo so ragazzi, vabbè, quindi questo vi serva di lezione, chiunque dovesse fare esami, non fate gesti e neanche versi strani. Fatelo, perché lui è passato, magari funziona anche con voi. No, mi dissocio da questo consiglio, non credo funzioni così. Grazie Zoe. Secondo me il giusto è... Ma sai perché io in quel momento, capito, c'era anche un po' di gioia in me, perché tu sai, prima della domanda tu non sai cosa ti chiederà, magari ti chiede una cosa che non sai, quando senti la domanda e lo sai, ti senti felice, ti gasi, capito? Mi sono gasato. E poi dire tutta a manetta proprio. Mi sono gasato un po' troppo. Un altro lavaggio, grazie. Cico, come abbiamo preso questa armatura di nederite che ti sto vedendo indosso? Questa qui c'è in una mia cassetta che avevo nascosto già da settimane. Grazie. Ma dov'è Anna? E oggi la voglio sfoggiare un po'. Sono qua. Dove sei? Ma ora siamo tutti in nederite, tranne me. Al municipio. Anch'io sono in Dalia. Perché sei al municipio dove noi non siamo al municipio? Tu non ti fai cogliere da questa domanda esistenziale. Forse sono nel posto sbagliato, se sei da sola e allora, tutti noi siamo in un altro posto. Allora, io sono sempre nel posto sbagliato, ma sai perché? Perché io prima di uscire mi metto in un posto sicuro, perché metti che io esco qua, proprio qua, e mentre entro arriva un creeper. Sì, no? Lì alla fine, è lì, non si può fare. Quindi non mi trovo un posto sicuro. Ma scusa, cosa stai leggendo? Dai, zitto, fatti gli affari tuoi. Perché? Cos'è? Ma è partita elettorale? È più elettorale, mi sa. Ma che è successo? Ma dobbiamo aggiornare il programma? No, non ancora. Allora, per il momento però invece, Anna, volevo farti anche a te l'armatura di nederite. Dammi l'armatura che te la sformo di nederite. No, non posso accettare. Questa non è tutta propaganda elettorale. Dammi pure, Anna. Allora, anche perché... No, no, ora ti spiego bene. Oggi, in questa giornata di oggi, noi, tutti noi, daremo dimostrazione del nostro programma elettorale. Perché qui contano i fatti, non le pugnette. Infatti, facciamo vedere i fatti. No, per c'era un... Perché c'era un... Chi era? Una citazione, era un comico, credo. Chi era? Era
te lo dico io. L'onore era uno che faceva tipo albanese, mi pare. Antonio Albanese, bravo. E lui praticamente faceva l'onorevole, ma non mi ricordo il nome. Però questo onorevole faceva: perché contano i fatti, non le pugnette. Era molto divertente. Era veramente divertente. Le pugnette fanno sempre ridere. Andava in prima serata, non mi rompete le palle, eh? Non è una parolaccia. Sì, infatti, appunto. Quindi in televisione, perché così c'è Barbara D'Urso che fa le storie terribili. Io non posso dire una paroletta, per favore, quello sì che è diseducativo. Dicelo un po'. È giusto. Allora, partito rapitrice.